basta sto volume di merda. Beh, ragazzi, qui è Eleman, ben ritrovati nel mio canale. Siamo qua in questo terzo episodio, ragazzi, in questo terzo video di Resident Evil. Allora, mi sono messo un altro faro più debole. Non il faro, ma che cazzo dico? Ecco, l'odore è tremendo. Abbiamo salvato, ok. Adesso a noi ci tocca a proseguire. Aspetta, sto faro di merda qui. Ok. Vai. Io prendo la pistola. Non si sa mai, eh. C'è silenzio assoluto. Ok, se dovete aprire. Ok. Allora è aperto. Oddio, è aperto. Ok. Ufficialmente ci siamo. Montagne Archive, 7 luglio del 91. Shoot me, shoot me. Lei non spara, io ti rompo. Ok, ci abbiamo l'erba. Allora, vediamo un po' di inventario. Ok, perfetto. Pole da sparo. Ok, ventilatore. Moneta antica. Bene. Neanche in tempo, già il telefono. Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... Beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Io Ok. mi farò viva. Allora, suppongo che qui si esce, infatti qui si esce. Ci sono tre teste di cavallo e sembra l'effigie di un cane a tre teste. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. La polizia statale ha comunicato l'inizio delle ricerche di Helen Mitkvin, una studentessa della Carolina del Nord scomparsa durante una visita in Louisiana. La ragazza sarebbe stata avvisata l'ultima volta della notte del 21 dicembre. Gli ultimi 2 anni di carte di persone scomparse nel sud della Louisiana sono aumentati drammaticamente. Si tratta per lo più di turisti e vagabondi. Si stima che i casi scomparsero più di 20. La polizia non sembra che si possa trattare di omicidi a riferimento di un possibile collegamento dei casi di scomparsa. Nei prossimi giorni saranno istituti interrogatori locali e verrà aumentato il personale addetto alle investigazioni. 19 gennaio 2016. Cos'è sta roba? Cosa ho fatto? Fluido chimico. Questo è utile. Un'arma? Non hai spazio a sufficienza per trasportare il fucile. Ottimo. Te pareva. Non si può per il momento. Non va. Il fucile non si tocca, ragazzi. Ma qua, come cazzo non ci riesco. Ma cosa cazzo? Ma dai, ma se sto sforzando. Sa che non lo so. Ma torniamoci più tardi, piuttosto. La vecchietta, ragazzi. Qui c'è la nostra vecchietta. Stranamente. Evelyn, 2 maggio 2014.
Aspetta, forse si può aprire quello di Mandela. No. Non si apre. Allora. Ma salute ci sta, dai. Ma facciamo intanto così. Quindi abbiamo la salute, due tipi di salute. Permesso. Ok. Magari l'hobby del paparino. Quante? Qui c'è una serratura che... No, non ci va, è sta qua. Allora. Stronzo, che non so. Uno strumento che può aprire serrature ordinarie. Si rompe facilmente. Attenzione, ho sprecato un colpo. Usiamo piuttosto il coltello, visto che... Oddio, è la madre, ragazzi. È la madre. Cosa fa la madre qui? Mamma mia, con la lampada così intorno, insomma. Marguerite, sposa quel delinquente e pezzi di mela che abbiamo preso del salone dell'area di trattamento. Comunque qua mi sento un pochino meglio, Sembra molto carina, ecco. Cassetta di Mia, ragazzi, adesso ce la guardiamo qui. 2 ottobre, le previsioni parlano di una tempesta in arrivo. L'ultima volta che ne arrivò una, qualche anno fa, ebbi un po' di problemi. So che devo rinforzare le finestre e puntare di tetto. Forse posso farmi dare una mano da Lucas. L'acqua è andata via, la nostra casa è a posto, ma questa vecchia ha subito un bel po' di danni. Ha subito un po' di danni. Lucas mi ha detto che la tempesta è causata da una nave nel Bayou Severo. Devo continuare lì, se come vado a vedere. Testa di cane blu, ragazzi. È il primo l'abbiamo trovato. Fuori da sparo. No, però ci manca il fluido chimico. Ci manca. Ci manca il fluido chimico. Innanzitutto ci guardiamo qui la cassetta. E vediamo cosa... Vediamo le immagini. La cassetta è mia. 19 luglio 2017, 9:28. Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Oddio, Posso ma... lasciare che mi catturi di nuovo? Oddio, ma si gioca in prima persona, ragazzi. Dobbiamo... Via, 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 via. Vieni qui, mammina. Oddio. Non c'è più. Ma dove siamo adesso? Comunque pieni di televisioni qui. Sono stanca e stufa di essere stanca e stufa delle tue stronzate, ragazza. Devo nascondermi. Devo nascondermi. Perché mi stai facendo soffrire così?
cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti del cibo e un tetto? Aspetta l'immagine così a tavola. Non riesco proprio a capirti. Proprio per niente. Questo è un dono. Mamma mia. No, comunque lo sapevo, che qui. Questo ho visto nel trailer che... Insomma... Ok, chiudi quella porta. Oddio. State confabulando, so che complottate. Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo? Mamma mia. Dio, ma è qui. Infatti stai... Infatti è qui, ragazzi. No. Ti darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Ospitalità, ti offriamo i nostri cuori. Ma io non lo voglio, è l'ospitalità. E invece cosa fai? Qui c'è un incenditore. Deve avere una pazienza incredibile, a capire. Ok. Adesso cosa c'è di buono? Vai. Ok, è così? E si va qua. Si va qua, ragazzi, si va qua. Ti adora. Vuole che diventiamo una famiglia. Tu. Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Ma perché, zia? Amiamo! Perché non lo vuoi capire? Oddio! Unisciti a noi! Ea! No, non provare!
di colpa! Non puoi fuggire da lì, signorina! No! Una maledizione! Sembra fa parte di quello... Oddio! Insomma, è finita, adesso è qui, eccola. E tu dove credi di andare? Dove credi di andare? Invece di Zebo Tantra. Dove credi? Can't catch me, ragazzi. Questo è il filmato. Mamma mia. Che ti hanno fatto, Mia? Che ti hanno fatto? Qui c'è un'arma, ragazzi. C'è un fucile. Moneta antica. C'è sto coso qui che... Non so cosa... A cosa serve? C'è quando lo ammazzo? Non lo so. Non so che funzionalità ha. Ok. Ok, quello è il corridoio di lì. Erba, perfetto. E forse questo si apre, quello dei Mandello. Ottimo. Cartucce e fucile. Ottimo. Ottimo. Ma io sento la madre, ragazzi. Ma cos'è sto schermo nero che... Madonna, ragazzi, voi non avete idea. Ogni 30 minuti mi si apre una pagina di pubblicità su internet. Da fastidio. Qui c'è qualcosa, adesso uscirà fuori. Munizione pistola, ottimo. Ok, lo so che c'è qualcosa lì, ma... Moneta antica, bene. Quante cose, ragazzi, da esplorare in sto gioco. E qui ci abbiamo scultura di legno, ragazzi. Dio solo la natura di questa melma di frustorio. Oddio, no, eccolo. No, non la muore, ragazzi. La mia piccola ci ha offerto un dono. Come vedi, la famiglia è solo una parte. In parole. Difenditi. Ok. Qui non viene? La famiglia è solo un dono. Ma cosa c'hanno, ragazzi, qua? Da dove dobbiamo... Allora, trova l'entrata dell'area di trattamento. Ottieni il fucile. Per non usufruire tale spazio. Ok, una è andata. E poi l'altra non ci abbiamo. Porca puttana! Cazzo, mi ha chiamato.
Prenderò la mia piccola molto fiera. Rimani lì dove sei. Porca puttana. Vabbè. Ora sei della famiglia. Oh, porca. È tempo sprecato. No, non mi fa niente. Niente, da qui non ci passi, eh. Bravato! No. Madonna, sto lag. Dai, codici. Ci metterò poco a trovarti e a ucciderti. Ma dove devo andare? No, questa è la soluzione qui che mi manca. Scultura di legno, ma cosa mi serve? Ero così preoccupato per te. No. E che facciamo, ragazzi? Oddio. Oddio. Ok, ok, adesso in teoria abbiamo più tempo. Un pochino più di tranquillità, ragazzi. Abbiamo dopo ben tanto tempo e ci è passato. Torniamo qui. Ok, ok, sono di nuovo. No. Ma come di nuovo in piedi? Prendo l'orologio. Ok. Ok. Vai, mettilo qua. Testa di cane bianca. Tu non ti muovere da lì. A few moments later. Ci siamo? Alleluia, ragazzi, ci siamo. Ma era difficilissimo, eh. Non è semplice. Volevo già chiudere il video. Guarda, vi ho già salutato. Adesso chi l'ha costruita? Adesso fortunatamente ho riaperto e ho rifatto, ragazzi. L'ho rifatto perché voglio finire in bellezza. Voglio finire in bellezza, ecco. Quindi proseguiamo. Munizioni abbiamo abbastanza poche, ma va bene, non abbiamo niente da combinare. E siamo in una nuova location. Nuova locazione.
Sì, però vacci piano, eh. Allora, esploriamo prima qui. Qui c'è un cesso, non c'è niente. Qui c'è pieno di armi, ragazzi, eh. Qui c'è un bel... eccolo il bastardo. Sì, Oddio. Vai, fluido chimico. Al posto giusto, nel momento giusto. Subito e ci facciamo... niente, perché non ci abbiamo la cuore da sparo. Psicostimolanti. Usa per trovare gli oggetti. Vediamo una medicina che acquisisce temporanei sensi, rendendo più facile trovare gli oggetti. Quindi ti dai consigli dove si trova, ecco, per esempio, vedi oltre il muro, ecco. Però non la usiamo ancora. Erba. Ok. Volendo, sarebbe buono, eh. Non sarebbe male, ma aspettiamo ancora un po'. Anzi, non aspettiamo un cazzo, eh. Facciamo noi. Ok, perfetto. Qui cosa c'è? Ottimo, munizione pistola. Anche questo nel momento giusto. Vai, andiamo. Ma chi fa rumori? Che cazzo è? Un mostro. 14 giugno, marito e moglie in vacanza, il marito è stato un successo del numero 12. Sotto la moglie non andava bene, quindi ne siamo sbarazzati. Studentesse, tutte marcite, Luca sono idiota. Cosa c'è di buono? Niente. Cosa c'è di buono? Cosa c'è di buono? E qui cosa c'è di buono? Spaghetti? Oddio, ma che spaghetti? E cosa mi ci combino? È schifo. Potrebbe trattarsi di altre vittime. Si vede addirittura oltre. No, cos'è sto marcio qui? Cos'è sto schifo? È qui. Oddio. Oddio. Madonna che schifo. Quei mostri di merda. Però è sempre qui, eh. Oh no. Dio, che schifo. Mi è sparito nel nulla. Cos'è sta roba? Come cazzo si è fatta? E lì ragazzi. E lì ragazzi il posto secondo me. Oh, ok. E qui abbiamo checkpoint. Quindi ogni volta ragazzi va. Cioè, senti sta musica. Ogni volta quando sei qua sei sul sicuro. Qua non ci possono venire né zombie né mostri a quanto pare. Quindi qui sei in un posto sicuro. No? Vedi c'è anche la scatola, c'è tutto.
Quei bastardi mi hanno cercato, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare la scultura a forma di testa di Ticano. Ne ho vista una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato. Valla a prendere la chiave per fuggire da questo posto. E infatti, ragazzi, noi... Allora, io adesso lascio qui questa testa di cane, perché probabilmente dovremo avere anche altre sorse, ragazzi, con Enzo anche la moneta antica, quindi questo bagaglio è da più parti, quindi non è che ci sei tu, queste cose non ci servono attualmente. Allora, facciamo così, qui c'è salvataggio, vediamo cosa qui non possiamo aprire, non si può aprire. Ok, e allora proprio qui, ragazzi, che ci fermiamo, proprio qui. Sovrascriviamo i dati, ci fermiamo qui, ragazzi, con questo terzo episodio, con questo stesso video di Resident Evil 7. Adesso andremo nell'inferno, dove ci aspetterà di brutto. Meglio che non parlo, perché già so i tipi di mostri che ci sono, quindi dovrò affrontarli a tu per tu con la pistola e sarà brutta, sarà brutta. E io vi dico, spolliciate e noi ci vediamo al prossimo video di Resident Evil 7. Bella, ragazzi.